personaggio femminile, cioè il personaggio femminile è quello che informa una vicenda, che gli dà, e quindi ha sempre bisogno di essere valorizzato. Perché prima di tutto ingentilisce questi campi, questo campo di teatro che è poi un teatro di guerra. Perché al minimo colle la spada salta fuori, e questa è nella tradizione. La presenza del personaggio femminile lo ingentilisce, questo modo di esprimersi che si ha in questa forma di teatro. Poi io credo che Alda si prestasse a questa vicinanza che lei ha con chi sa di affrontare come dire, affrontare una vicenda che sa che non finirà bene. Quindi lei gli è vicina e lo sostiene, così come Braminunda sostiene il marito. Ecco, io è un modo di vedere. Non so se poi, se sempre trovano giustificazioni queste cose, io non lo so, se trovano sempre, qualche volta è anche l'istinto che ti guida a scrivere poi anche cose. Sono poi le cose in cui, sono poi i momenti in cui uno riesce ad esprimere quello che ha dentro, con maggiore intensità.